nella libertà personale di esporsi, di candidarsi per i nostri cittadini. Io tra l'altro mi sono anche autosospeso dalla consulta e da tutti gli organismi che in qualche maniera, tra l'altro nella consulta io voglio ricordarlo giusto a beneficio di tutti, compreso Moretti, che il presidente della consulta non viene eletto dai partiti, non viene eletto dai Ecco, non è partiti, un'elezione non politica, è insomma. un'elezione politica, è un'elezione assolutamente che fa parte del processo democratico interno alla consulta e che riguarda tutte le associazioni. Da quando in qua un esponente politico si permette il lusso di fare ingerenza in un organismo di diritto privato, benché riconosciuto dalla regione con una Certo, legge è che chiaro. peraltro non ha votato lui, perché non l'ha riconosciuta il Partito Democratico quella legge, non l'ha neanche abrogata ad onor del vero, certo, ma voglio ben vedere. Perché guardate che da quando c'è la consulta, le persone con disabilità non fanno una manifestazione, non occupano il consiglio regionale o non vanno in piazza. Questa cosa, evidentemente la mia candidatura è ovviamente dà fastidio, su questo non c'è dubbio, ma che il Partito Democratico mi attacchi sui contenuti, che mi attacchi sulle proposte, ci può anche stare e ci sta nel dibattito politico, ma Certo. che questi siano colpi bassi assolutamente e illegittimi, costituzionalmente illegittimi alla persona, questo d'altronde è una medaglietta che io mi sono appuntato e che spero i cittadini valutino per quello che è.